Cari amici followers, non so se questo sarà un altro episodio o lo stesso, ma ho cambiato tattica. Ebbene sì, ho cambiato tattica e ho cambiato percorso più che altro. Ora non devo andare nella panchina assolutamente, in una strada più tranquilla. Perché ho visto che c'era troppe spine, troppe piattaforme da fare. Ah no, non c'è giustamente perché l'ho ammazzato. Sono un genio. Ciao Quirrell, ci avevo già parlato con Quirrell, non lo so. Non è il momento per Quirrell adesso, in ogni caso. Tanto c'è anche Tiso qua. Non c'ho voglia di parlarne. Non ho voglia di parlarci. Beh, avete capito. Ah sì, qua devo stare attento alle meduse. Perché quelle piccole respawnano. Quelle grosse no. Ok. No, 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 no. Mamma mia. Che rischio, signori. Infartino, eh? Lo ammetto, infartino. Ah, qua morite tutte, non mi interessa. Che siate innocue o meno, dovete crepare. Ok, qua c'è... dove c'era Monomon. Giardini, qua non devo assolutamente saltare. Assolutamente no salt. Ho tolto le mani del joystick. Qua si fa attenzione. Perfetto. Pulito fin qua. Devo andare su. Ragazzi. Non facciamo scherzi, eh? Non facciamo scherzi. No! Non ci voglio credere. Guardate. Boh, fine. Era l'ultimo. Vabbè, ho capito. Almeno la strada spianata devo solo rifarmela indietro. Allora, il tentativo è stato veloce, quello dopo, successivo. L'ho fatto con la Switch in mano perché basta. Ce l'abbiamo fatta, signori. Ce l'abbiamo fatta, eccola, era una mantide. Era una mantide, tra l'altro donna, quindi è una storia lesbo. Qui riposa la figlia dei traditori. Sì, perché appunto le mantide sono traditrici ed erano due tribù. Lei era una mantide, mentre la dama grigia, come si chiamava? Vabbè, l'altra, insomma, non si potevano vedere tipo Romeo e Giulietta, no? E quindi niente, è successo che una è morta perché l'hanno uccisa. Che era figlia dei traditori, appunto. Vedete, continuo a sbagliare. Avrei sbagliato se l'avessi fatto mentre registravo. Vabbè, comunque. E ora possiamo raccogliere mica il fiore? No? Vabbè, chi se ne frega. Mi? Lemer? Lo hai davvero fatto? È davvero possibile? La crudeltà di questo mondo. Credevo avesse ormai sopraffatto ogni cosa. Ma Lemer, quanta compassione. Ora l'amore che riconoscerà il suo cuore per tutte le ere a venire. A venire, tra l'altro mi hai fatto bestemmiare, ti odio. È dunque vero, Lemer, un tale dolore può avere fine? Che può avere fine? Nai, mio caro amore, anche che può avere fine. Adios. Finalmente! L'ultima maschera. Che neanche nel mio gioco normale non ho fatto quando ho giocato da solo. Mascherato, attenzione. Signori, questo achievement è davvero grosso per me. Perché l'ho fatto? Non so perché l'ho fatto. Adesso spunto di là. Surprise! E ora mi resta un'ultima impresa impossibile. Ovvero il DLC. Perché me l'ha chiesto. Me l'ha chiesto il signor Tyranto. Mangia la cacca di Paolo Gialla. Lo picchi a scuola in pausa. E lui diventa un gay. Con la nausea. Ma la gente lo... Ma ha la barba Gerontius?
Tra l'altro sentite la musica da circo quando mi avvicino. Merry Christmas, bambini miei al gusto di sedano blu. Oggi si va a fare una cosa molto figa, cioè picchiare 12 neonati. Che bello picchiare i neonati. Mam, 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 mam. Oggi si va di Build Minion perché uno è divertente. Bisogna fare. Non ho mai usato Maestro dello Scatto. Permette di scattare anche verso il basso. Mai fatto. Mai fatto in vita mia. Usiamolo, si sa mai che è utile. E cosa si fa nel circo Deuterio? Beh, il circo è tutto DLC. I DLC sono il sangue vitale. Quindi tutti gli amuleti col sangue vitale, tutti i bozzoli blu che si vedono in giro. Questa cosa del circo. Babala, Chi ci ha evocati? Broom. Se vi ricordate, al canyon, no, non al canyon, ai dirupi urlanti ho aperto quel focolare incredibile dove c'era il cadavere e si è attivato. Poi non ho più fatto niente da allora. Parla con il padrone. Eh sì, scusa, stavo andando dal padrone. Siamo al circo. Che suspense, quanto sta durando? Eccolo qua, signori. Sei tu che ci hai evocati. Benvenuto, amico mio, benvenuto. Io sono Grim. capo di questa compagnia. La lanterna è stata accesa e le tue invocazioni ascoltate. Hai scelto un bel palcoscenico, questo regno infestato da vermi e radici, un suono perfetto per il nostro rituale. E tu, amico mio, la tua parte è ben lungi dall'essere conclusa. Quando la lanterna si è accesa, il tuo ruolo è stato deciso, il nostro palco sancito col fuoco, patto sancito col fuoco scarlatto. Ah, che male. Siamo ansiosi di vederti all'opera, ma prima ci serve un po' di illuminazione. Eccolo l'ultimo amuleto. La mia famiglia si diffonde ora su questa terra, raccogliendo quell'essenza caratteristica della mia specie, la fiamma nel sogno. Cerca la mia famiglia, rivendica la loro fiamma e riportala a me. Insieme compiremo portenti. Ma non temere, piccoletto, non sarai solo in questo compito. La mia creatura ti guiderà verso la fiamma e raccoglierà in sé quell'essenza ardente. Come te, la creatura gioca un ruolo chiave in questo compito. Solo con essa al tuo fianco la fiamma e la mia famiglia si riveleranno a te. Perfetto, adesso. Adesso bisogna tornare. Allora, innanzitutto questa, vabbè, la tenda principale. In questa invece c'è questa tipa molto inquietante che ti dice: dammi i tuoi amuleti. Vuole gli amuleti, quelli fragili. E poi in cambio di soldi. Cosa si è aggiornato? In cambio degli amuleti fragili. In cambio di soldi te li rende indistruttibili gli amuleti. Perché ho ancora una chiave? Ah, sì, so perché ho ancora una chiave. Però non so mai se, non so se li farò sinceramente. Ma vabbè. Comunque, da quello che ho capito, se fai finisci prima la quest di Grimm, il circo se ne va e non so se puoi più dare gli amuleti alla tipa e renderli indistruttibili. Quindi mi raccomando, se li volete indistruttibili, fateli prima di finire la quest di Grimm. Ma ora, innanzitutto abbiamo creatura di Grimm, indossato da chi prende parte al rituale della compagnia di Grimm. Chi lo indossa dovrà cercare i Grimmori e raccogliere le loro fiamme. Le fiamme non raccolte appariranno sulla mappa del suo possessore. Perfetto, quindi adesso dobbiamo raccogliere tre fiamme che si trovano sulla mappa in giro. Eccole lì. Easy. Non è niente di difficile. E andiamo. Dato che ho tutte le. Gli amuleti, torniamo da Salubra per vedere cosa ci dice. Ciao Salubra, dimmi tutto. La mia benedizione. E pigliamogela. Pigliamoci la benedizione. Mio caro, questa benedizione è per te. Con il tuo continuo supporto e la tua bellezza sorprendente, te la sei più che meritata. Basta, non farò mai più la sua voce. E ci becchiamo un bel bacio in fronte. Benedizione di Salubra. Un dono benefico di Salubra, amica degli amuleto. Amore e bellezza circondano chi è benedetto. E voi dite. E quindi? Vabbè. Sì, spero che la mia benedizione ti porti tutto ciò che desideri. E fatti vivo ogni tanto zuccherino. Vediamo cosa dice. Oh cielo, hai comprato tutti i miei stupendi amuleti. Che bella collezione varia e colorata sei riuscito a mettere insieme.
Ora sei in un setto anche più attraente con tutti quegli amuleti scintillanti. Anche se non ho più niente da offrirti, torna a farmi visita di tanto in tanto. Un personaggio così focoso che frequenta il mio negozio. Tutto il villaggio ti inviderà. E voi dite, e che cosa fa la benedizione di Salubra? Non questo. Non ti fa entrare nelle stanze che non vuoi. Fa questo. Spunta Salubra, che fa cadere anime. E quindi si ricarica le anime all'infinito. Ma solo quando ti siede la panchina. Tra l'altro avete visto i minion che si siedono quando mi siedo anch'io. Funny go. Niente, abbiamo finito anche la roba di Salubra. Volevo passare di qua perché qui c'è il lago blu. E c'è Tiso qua. Ciao Tiso. Cara, che posto tranquillo. Ma io voglio l'azione, i combattimenti all'ultimo sangue. La tranquillità è una noia. Grande Tiso. Iscriviti al Funky Taco. Ah, non ho visto cosa pensa, mannaggia, vabbè. E andando di qua, non so se si è visto, ma c'era Quirr. Adesso è sparito, è rimasta solo la sua arma, se vedete. Però una volta c'era. Si torna. Ci manca anche la falena da fare, in realtà. Vediamo quanti chiedeva. 2400 essenze? Può essere, può essere. Quando avrai raccolto 2400, ritorna da me. Non ho altri doni da darti, ma avrai dimostrato di essere l'arado che la mia tribù attendeva. Questo regno è pieno di vecchi ricordi, sia splendidi che grotteschi. Cercali, rivelali e raccoglini le essenze. Però ora come ora non è la mia priorità. Ora si va a prendere le fiammelle. Ma com'è possibile che sto già registrando da 10 minuti? Non ho fatto niente, ma come volano gli episodi? Questo è l'episodio del niente. Best episodio, ragazzi. Ecco, un'altra cosa che vorrei fare è andare al Colosseo, in realtà. E rifare la prima prova. Uno, perché mi dà dei soldi, che possono sempre servire. Due, perché, come avevo già detto, alla fine della prima prova c'è Zote. E se sblocchiamo Zote, blocca la quest di Zote finale. Però non adesso. Se mi troverò nei pressi del Colosseo, magari lo faccio, ci penso un po'. Magari andrò anche per farmare, giusto per farmi forza fragile e indistruttibile, che quella è più importante in realtà. Le altre non mi servono granché. Eccolo qua. Eccolo qua. E lo dobbiamo picchiare. Fanno tutto. Fanno tutto i miei minion. Vai, fate. Morto. E quindi fiamma assimilata. Perfetto. La prossima sta. Allora, i magazzini della città, il prossimo. Ah, è qua, eccolo qua. Guarda che mi ride come uno stronzo. Vieni qua, pezzo di... Morto. Questo è stato più veloce, non so per quale motivo. Seconda fiamma assimilata. E ora si va... vabbè, al Kaid. Non ho fatto in tempo a fare niente, l'hanno già ammazzato. Eccolo qua, il prossimo. Morto. Yes, abbiamo assimilato l'ultima fiamma. Ora non ci resta che andare a The Grim. But lo faremo nel prossimo episodio, perché boh, penso stia durando già un sacco.